Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Oggi nella cattedrale di Palermo i funerali di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato senza vita nella sua auto. L'autopsia ha escluso segni di violenza, ma restano ancora tanti dubbi. Maxi frode fiscale a Catania, evasi i contributi per 25 milioni, 33 gli indagati, arrestati anche professionisti di studi legali e di consulenza. Operata per infarto al Policlinico di Palermo, una donna di 66 anni muore per infezione, aperta un'inchiesta. La siccità non è un'emergenza, in Sicilia il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida annuncia investimenti, a Palermo continua il presidio di Coldiretti, mentre nell'Agrigentino è occupata la diga Bivona. A Messina è disponibile un'app per riconoscere i rifiuti, basterà consultarla sul cellulare per capire dove e quando buttarli. Rimossa la recinzione attorno alla Fontana del Liotro in Piazza Duomo a Catania, ecco la nuova pavimentazione. Calcio il futuro del Catania, subito la scelta del direttore sportivo e dell'allenatore. Oggi nella cattedrale di Palermo si sono celebrati i funerali di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto sabato scorso nella sua auto. Nonostante l'autopsia abbia escluso segni di violenza, restano ancora tanti dubbi. Marco Gullà. Cattedrale gremita per l'ultimo saluto ad Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto sabato scorso a Palermo nella bretella stradale che costeggia via Ugo La Malfa. La moglie, Francesca Donato, europarlamentare, non riesce a trattenere le lacrime. Amici e parenti stentano ancora a credere a quello che è successo. Quando siamo andati a ritrovarlo eravamo insieme. La moglie mi aveva chiamato chiedendomi se era con me Angelo. No, guarda, non l'ho visto. Come sta? La moglie? Una tragedia. Che scena si è ritrovato davanti? Quando abbiamo visto la mano. Terribile. In prima fila c'è anche Totò Cuffaro, amico e segretario nazionale della DC, partito in cui militava sia Onorato che la moglie Francesca Donato. A dare un supporto alla famiglia anche l'assessore Nuccia Albano. I funerali sono stati officiati da Don Filippo Sarullo. Il saluto che noi diamo al nostro fratello Angelo, che ha lasciato questo mondo, che ha lasciato la sua Francesca, i suoi figli, Salvatore e Carolina, la sua mamma, la sua famiglia, che ha lasciato prematuramente e improvvisamente la vita, ha un intendimento particolare, quello di presentarla al Signore perché lo accolga nella sua pace eterna. L'autopsia, eseguita il 29 maggio, ha sciolto i dubbi sulle cause della morte. I medici legali non hanno trovato segni di violenza sul corpo se non gli ematomi lasciati dalla fascetta. La moglie di Onorato continua però a insistere che non si possa trattare di suicidio. L'autopsia non determina la fine delle indagini, ha detto. Ma oggi è il giorno delle lacrime e del dolore. Vogliamo verità e giustizia per Angelo, per poter superare questo grande dolore, ha detto, prendendo la parola alla fine della messa, la moglie, l'eurodeputata Francesca Donato. Serbatoi di manodopera, maxi frode fiscale a Catania, evasi i contributi per 25 milioni, sono 33 gli indagati. Tonino De Mana. Avrebbero creato autentici serbatoi di manodopera con un articolato sistema di frode con base operativa a Catania, ma con ramificazioni in ben 16 regioni italiane. L'escamotage per fare soldi consisteva nel distacco dei lavoratori a scopo di lucro nei confronti di 439 società con dipendenti formalmente licenziati e che venivano assunti da quelle a capo della rete che avrebbero continuato a svolgere le rispettive mansioni col proprio datore di lavoro, permettendo ingenti risparmi fiscali. L'articolato sistema, scoperto da la Guardia di Finanza di Catania, sarebbe stato alimentato dalla creazione di ben 14 reti di impresa, di cui avrebbero fatto parte 37 società con funzione di distaccanti. 5 le persone finite in carcere, 7 quelle poste ai domiciliari, per 4 invece è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Figura di spicco dell'operazione alto livello, Carmelo Salvatore Di Salvo, 53 anni, di Canicattì, ritenuto al vertice del sodalizio, che si sarebbe avvalso di 2 studi di consulenza etnei.
sistema di frode che girava sull'utilizzo estremamente distorto del contratto di rete tra imprese, attraverso cui si provvedeva a distaccare in maniera fraudolenta personale verso una molteplicità di imprese beneficiarie di tali lavoratori. Avete salvato il futuro previdenziale di centinaia di lavoratori ignari, tra l'altro. Questo è assolutamente il dato di maggior rilievo, di maggior spessore, quindi dalla dimostrazione dell'impegno della Guardia di Finanza a tutela delle imprese oneste e a tutela di tutti i cittadini onesti e di tutti i lavoratori. 33 complessivamente gli indagati, disposto anche il sequestro di beni e quote societarie per un valore di 29 milioni di euro, compresi auto di lusso, orologi, monete e lingotti d'oro. È stata aperta un'inchiesta sulla morte al Policlinico di Palermo di una donna di 66 anni, operata con successo per infarto, ma deceduta poi per una probabile infezione. Maglio Viola. Morta per un'infezione post-operatoria. Il sospetto adombrato dalla famiglia si traduce in denuncia e questa in indagine. Un'inchiesta è stata aperta 2 giorni fa sulla morte di Giovanna Garofalo, deceduta il 25 maggio scorso a 66 anni all'ospedale Policlinico di Palermo. Le indagini sono condotte dalla polizia e coordinate dal PM Clio Di Guardo. È stato aperto un procedimento penale con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, ed è già stata eseguita l'autopsia. La donna era stata colpita da infarto il 12 maggio scorso. Dopo un primo soccorso all'ospedale Buccheri La Ferla, era stata trasferita d'urgenza al Policlinico, dove era stata sottoposta ad un'angioplastica andata a buon fine. Il 15 maggio, 3 giorni dopo, l'insorgenza dell'infezione. Il 16 il trasferimento in rianimazione e alle 4 di notte del 25 maggio il decesso. La Procura palermitana ha posto sotto sequestro le cartelle cliniche, aperto un fascicolo di indagine e disposto gli accertamenti tecnici non ripetibili sulla salma, quindi l'autopsia, i cui risultati saranno determinanti per dare risposte ai familiari. Occorreranno però da 60 a 90 giorni per avere le relazioni tecniche autoptiche complete. Anche il Policlinico di Palermo ha aperto una propria indagine interna. A Catania ha scoperto un centro di spaccio in via Ospedale Vecchio nel quartiere di San Cocimo, dove si vendeva hashish e marijuana. I carabinieri hanno messo ai domiciliari lo spacciatore. Dentro l'armadio della camera da letto era nascosta una busta con 0,5 chilo di marijuana. Sul ripiano della cucina, lo vedete in queste immagini, i carabinieri hanno trovato ovuli di plastica raffiguranti uno smile. La siccità non è un'emergenza, a dirlo il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ieri in Sicilia. Sentiamo Francesco Aloi. Ma la siccità non è un'emergenza, è un fenomeno ciclico. Vanno investiti soldi e strutture per realizzare strutture. Non chiamatela emergenza. Così il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida nella Sicilia flagellata dalla siccità. Da Pachino assicura il massimo impegno del governo. La prima cosa che abbiamo già annunciato è 15 milioni di intervento con un emendamento che Fratelli d'Italia ha presentato al Senato, a cui abbiamo dato parere favorevole, che servirà per avere fondi diretti che andranno ad alleviare le sofferenze dell'allevamento in particolare, ma anche dell'agricoltura. Ma all'emergenza idrica l'esecutivo risponde con più di 90 milioni. L'annuncio è arrivato dal sottosegretario al lavoro Durigon. Agricoltori e allevatori però vogliono azioni concrete. Lollobrigida dice che il governo sta lavorando per fare arrivare sempre più fieno. Non si fa in 18 mesi un cambio strutturale, però abbiamo fatto un cambio del rapporto con l'emergenza. Quello che bisogna riuscire a fare però è ragionare del dopo, cioè riuscire a dare strutture adeguate perché questo non si ripeta. Sul tavolo resta l'ipotesi di salatori. Dobbiamo riuscire a comprendere quanto un'opera abbia un costo che sia adeguato a quello che può produrre. Sulla carenza idrica nelle città preferisce non commentare. Non è mia competenza, dice. E non mi addentro sulle vicende che non mi competono direttamente come ministro. Quello che devo fare io è alleviare le sofferenze degli agricoltori in questa fase. E a settembre a Siracusa ci sarà il G7 Agricoltura. Ma non si accontentano delle promesse sia del governo nazionale né delle aperture di quello regionale gli agricoltori della Coldiretti che continuano il presidio a Palermo.
contributi per il foraggio agli allevatori e interventi idrici in continuità con quanto avviato in questi mesi. Sono le rassicurazioni fornite dalla Regione a una delegazione di agricoltori che è stata ricevuta da un gruppo di tecnici della Presidenza siciliana guidata dal capo di gabinetto Salvatore San Martano. La Sicilia ha rassicurato sull'erogazione immediata di 20 milioni di euro di aiuti d'urgenza e 10 milioni per il settore zootecnico, ma agli agricoltori in prestito ormai da 2 giorni le rassicurazioni non bastano. Siamo senza acqua, per cui diciamo, i nostri pozzi stanno scendendo in maniera vertiginosamente le nostre falde e soprattutto la cosa ancora più grave è molto salata. Questo comporta, diciamo, la salinità dell'acqua comporta una moria delle piante, una cascola dei nostri frutti e non sappiamo materialmente come affrontare una situazione estiva, come affrontare l'estate e il caldo che adesso arriverà nelle nostre campagne. Nonostante gli impegni assunti, Coldiretti resta sotto Palazzo d'Orléans come promemoria al governo e alla regione. Gli agricoltori staranno lì a turno fino a quando non ci saranno risposte concrete anche sui tempi reali di erogazione e su altri settori non ancora inseriti negli aiuti come quello cerealicolo. Sono rimasti anche durante tutta la notte trascorsa, manifestano ormai da 48 ore per chiedere aiuto per le campagne in difficoltà. Martedì hanno anche scenato un corteo da Piazza Marina fino a Piazza Indipendenza dove sono rimasti in presidio. Erano più di 1000 in quel corteo, adesso sono qualche decina che si alterna al presidio stabile per far da promemoria al governo e alla regione. La siccità ci sta uccidendo, dicono in maniera chiara nel lanciare il loro allarme che stavolta non permetteranno cada nel vuoto. E nell'Agrigentino gli agricoltori ma anche i sindaci hanno occupato la diga Bivona attualmente utilizzabile solo per acqua potabile. Davide Sardo. Ieri i produttori agricoli, gli amministratori locali, tanti cittadini hanno gridato rabbia e indignazione ai piedi della diga Castello a Bivona. Sono sul lastrico perché le coltivazioni rinomate nella zona come la pesca IGP, da sempre a fondamento del tessuto economico del comprensorio, sono ormai irrimediabilmente danneggiate dal divieto di attingere acqua dalla diga per fini irrigui e perché finora è stata tradita la promessa di garantire delle irrigazioni di soccorso tramite una deviazione d'acqua dalla diga Gammauta. Dopo la mobilitazione di ieri, oggi la diga è stata occupata. Una 50 di persone hanno sbarrato l'ingresso e protestano. Gli agricoltori ormai siamo stanchi e devastati perché aspettiamo delle risposte da più di 3 mesi, 4 mesi e nessuno ci dà retta. Abbiamo deciso di organizzarci qui tutti assieme e provare a farci sentire se ci riusciamo, perché è una cosa un poco difficile. E cercare di ottenere almeno un risultato di cominciare a innaffiare le nostre piante. Siamo qui non solo per protestare, ma per far capire la situazione gravissima delle prese in giro da mesi e mesi, da tutti i tavoli tecnici, da tutto il personale, dalla politica, al prefetto, da tutti, perché siamo in urgenza di dare immediata irrigazione ai nostri pescheti. L'occupazione proseguirà a oltranza fino a quando la Regione siciliana non interverrà a rimedio. Cambiamo argomento. Oggi a Catania Giuseppe Conte e Luca Ciliberti, il presidente del Movimento 5 Stelle, rilancia sul reddito di cittadinanza europeo, legalità e salario minimo. Presidente Conte, il tema della legalità sembra sparito dall'agenda politica del Paese, nonostante assistiamo ogni giorno da nord a sud a inchieste sulla corruzione. Perché secondo lei? Ma rimane innanzitutto un obiettivo prioritario della nostra agenda politica, del Movimento 5 Stelle. Noi non siamo coinvolti in casi di corruzione, ma l'abbiamo denunciato. La politica deve avere una reazione, un sussulto di dignità. Non può la politica reagire cercando di limitare, di contrastare le inchieste della magistratura o addirittura di separare la carriera dei magistrati mettendo il controllo politico dell'esecutivo sopra quelle che sono le procure, che devono invece legittimamente fare il loro compito. La politica deve fare pulizia al proprio interno. Il Parlamento europeo ha votato a favore della direttiva sul salario minimo, ma l'Italia non si è adeguata. Intanto in Italia aumenta il tasso di povertà. Qual è la vostra proposta? Beh, la nostra proposta è che imporremo da Bruxelles, da Strasburgo, quello che il governo nazionale non vuole fare. Quindi introdurremo un reddito europeo di cittadinanza e andremo a rafforzare anche la direttiva sul salario minimo in modo da non consentire al governo italiano degli escamotaggi e di schiaffeggiare, di voltare le spalle a 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono sottopagati.
Presidente, parliamo della riforma della giustizia. Da uomo di legge prima e da ex premier poi, come vede questa riforma del governo Meloni? Malissimo, è la peggiore reazione che la politica possa esprimere di fronte alle inchieste della magistratura. Anziché autoriformarsi, anziché affrontare la questione che è una questione morale e quindi politica, che cosa fa? Reagisce volendo limitare le investigazioni, volendo spuntare le armi alla magistratura. Non ci stanno i sindaci siciliani ai tagli del governo sugli enti locali. La protesta, capeggiata da 48 comuni del Messinese, pronti ad azioni legali anche contro la regione. Giusy Lazzara. È un paradosso, i comuni siciliani virtuosi che hanno avviato i cantieri del PNRR non riceveranno più fondi, mentre gli altri in dissesto otterranno i finanziamenti. Questo quanto previsto nell'ultimo decreto del Ministero dell'Economia. Il malcontento di tutti i sindaci e la protesta è capeggiata da 48 comuni della provincia di Messina che sono stati ignorati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, con il 60% dei progetti esclusi dai finanziamenti. Hanno firmato un documento presentato alla Regione. Noi abbiamo chiesto che vogliamo sapere i criteri, come hanno scelto questi progetti da finanziare. Noi li analizzeremo, controlleremo, vedremo se ci sono le condizioni e se ci sono i presupposti, anche se dobbiamo fare un'azione legale, un ricorso al TAR, chiaramente per annullare la delibera, sarà fatto. Altra incompiuta che resta di restare così, la statale 185 che collega il versante tirrenico messinese a quello ionico. L'alluvione di 2 anni fa ha isolato Novara di Sicilia. Metà della strada è stata realizzata, mentre l'altra resta chiusa. Sarò costretto a passare tutto alla Procura della Repubblica, perché io ho fatto protesta, mi sono incatenato all'ANAS, ho fatto sciopero della fame, cose che non appartengono neanche al mio DNA. I fondi, dicono i sindaci, servono per le scuole, le strade, per non far aumentare le tariffe per i rifiuti e l'acqua. Insorge anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, preoccupata perché le amministrazioni che hanno anticipato i soldi per non fermare i cantieri del PNRR adesso rischiano il fallimento. Cinghiali a spasso fra le rovine archeologiche della Valle dei Templi. Non è la prima volta che vengono avvistati nella zona, ma adesso c'è preoccupazione perché il loro numero potrebbe rapidamente aumentare. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. A Messina c'è un'app per capire dove e quando gettare i rifiuti. Il progetto è stato presentato questa mattina e funziona già. Vediamo come con Francesco Triolo. Da oggi a Messina la guida sulla differenziazione è a portata di palmare. Il comune e la partecipata che si occupa di raccolta rifiuti, Messina Servizi, sono stati inseriti nel circuito dell'applicazione Junker, un progetto che prevede la possibilità di avere sullo smartphone uno strumento per capire attraverso una scansione del codice a barre dove e come smaltirli, il calendario, la guida al compostaggio, le richieste per le potature, per il ritiro ingombranti e per le isole ecologiche. Fa tutto l'app, nel senso che una volta selezionato il proprio calendario e la propria area di appartenenza, ogni sera alle 21 l'app ricorderà ai propri cittadini, in base alla propria area, cosa conferire. E se sono indeciso su cosa si può conferire e dove? Allora, l'app funziona con un database di 1.800.000 prodotti. Facciamo vedere come funziona la scansione del codice a barre? Sì, allora, semplicemente, ecco, esce fuori qui la scansione, poi si prende l'immagine del codice a barre, possiamo provare. L'applicazione funziona grazie alla geolocalizzazione, l'obiettivo è quello così di aumentare la percentuale di differenziazione, che a Messina è già alta, oltre il 56%, ma si inserisce anche nell'ambito del progetto di sensibilizzazione che l'amministrazione ha lanciato da tempo. I lavori alla stazione della funivia di Taormina nella frazione di Mazzarò sono stati fatti senza autorizzazione. La polizia ha denunciato alla magistratura l'azienda Servizi Municipalizzata, proprietaria dello stabile. Nella stazione si sono conclusi giorni fa alcuni interventi per realizzare nuovi uffici. I catanesi possono riabbracciare il Liotru dopo i lavori di restauro della Fontana dell'Elefante, completati anche quelli della pavimentazione sottostante. Eva Spampinato. Ieri, fino a ieri sera era chiuso. Quindi stavate aspettando questo momento? Sì, proprio questo momento per vederlo proprio nel suo splendore.
e da vicino. Una bella sorpresa che ha stupito i tantissimi turisti presenti a Catania questa mattina. Il pavimento sottostante il Liotro, il monumento simbolo di Piazza Duomo e di Catania, è tornato calpestabile dopo diversi mesi di restauro. L'anno scorso quando siamo venuti se ne vedeva un pezzetto. Quest'anno siamo venuti, l'altro giorno se ne vedeva un altro pezzetto. Oggi, miracolo, ci aspettava giusto giusto. Allora siamo qui e siamo venuti a farci la foto. Soddisfatta? Molto, oggi sì, veramente sì. Bellissima questa cosa. Sembra, ieri abbiamo visto il pavimento che lo stavano sistemando e beh, oggi andiamo e siamo contenti che siamo riusciti a venire a vederlo intero. La nuova area che circonda l'elefante completa la rigenerazione del monumento, la cui fontana era già stata riqualificata lo scorso anno e che rappresenta un punto di riferimento per il turismo a Catania. Liotro. Liotro, it's nice. We are fond of your language. I tecnici della ditta esecutrice hanno effettuato il totale rifacimento della pavimentazione in pietra di mirto che aveva lastre rotte e superfici sconnesse, sostituendola con la stessa qualità del marmo, seppure di spessore aumentato rispetto a quello precedente, ricostruendo la forma del cerchio che incornicia la fontana e il liotro all'interno del basamento in pietra lavica, con una lettura cromatica omogenea dell'intera base calpestabile. L'opera di restauro, costata circa 200.000 euro, è stata finanziata con i proventi dell'imposta di soggiorno. E dopo il TG a Sicilia 24 Focus parleremo di liste d'attesa nella sanità, cosa sapere e cosa fare quando i tempi per le prenotazioni di visite e ricoveri sono troppo lunghi. Ospiti di Adelaide Barbagallo, gli avvocati di Codacons e Adiconsum Carmelo Sardella e Maria Carmela Pedullà, il segretario della CISL di Catania Maurizio Attanasio. L'appuntamento è alle 14.30 su Telecall, inviate i vostri messaggi al numero 342-745-5005. Vi ricordo che il programma e anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo, una pausa e poi torniamo con i programmi del Catania che guarda il futuro. Siamo al calcio, il futuro del Catania passa dalla programmazione che la società ha lanciato in questi giorni. Primo passaggio, la scelta del direttore sportivo e dell'allenatore, Francesco Triolo. È il tempo delle valutazioni e della programmazione. Il Catania prova a mettere i primi mattoncini su quella che dovrà essere la prossima stagione e in casa rossa-azzurra sembra ormai scontato un cambio di rotta tecnica e dirigenziale. Il vicepresidente Vincenzo Grella sta lavorando alla scelta e alla definizione del nuovo direttore sportivo, un profilo di alto livello, di esperienza, che conosca comunque la categoria. Daniele Faggiano, ex di Trapani, Genoa e Samp, tra le altre, è in poll ed è quello che sembra aver convinto maggiormente, nonostante la società abbia fatto altri diversi sondaggi, come è giusto che sia. Con Giuseppe Magalini, ad esempio, che ha costruito il Catanzaro dei record in Serie C, una strada impervia considerate le diverse offerte che lo stesso dirigente ha in questo momento, e quindi Faggiano, che non è un ripiego, diventa l'opzione più valida. Per la panchina invece la corsa sembra essere ormai a due. Domenico Toscano e Pippo Inzaghi hanno storie differenti, ma entrambi sono riusciti a vincere, Toscano di più in C, e sono considerati in grado di aprire un ciclo, perché l'obiettivo è quello. Toscano piace molto a Grella, si sta liberando dal Cesena dopo la conquista della promozione e dalla Romagna circolano già anche le cifre per il triennale offerto dal Catania e la possibilità che Inzaghi possa sedere proprio su quella panchina. Insomma, sarebbe un cerchio che andrebbe a chiudersi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi lascio adesso al nostro spazio di approfondimento dedicato alle liste d'attesa nella sanità. Buon pomeriggio.